E vediamo in questo video il tipo di sfioramento che le donne vogliono davvero. 9 zone essenziali da non ignorare. Prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su tutti i miei canali YouTube, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e puoi anche scegliere, diciamo, diversi tipi di abbonamento. In più, se vuoi fare una donazione, puoi farla andando nella home page e andando sotto il video e cliccando sul tastino Super Grazie. Se ti vuoi abbonare, invece, basta che vai nella home page, tastino Abbonati, vicino al tastino Iscriviti e selezioni l'abbonamento preferito. E adesso vediamo il tipo di sfioramento che le donne vogliono davvero. 9 zone essenziali da non ignorare. Allora, se tu vuoi dare piacere a una donna, diciamo che l'esperienza sessuale e il piacere fisico sono molto importanti nella vita di tutte le persone, di molte persone, incluse le donne, ovviamente. Quindi, non è che le fai innamorare totalmente facendo l'amore, ma andando a stimolare dei punti, delle zone erogene secondarie, questo può contribuire ad aumentare notevolmente sia l'eccitazione sia il piacere delle donne. Questo è molto importante perché andrai a creare un legame molto più forte. Quindi ci sono delle zone. 9 zone che se tu andrai a sfiorare produrrai un piacere molto intenso e devi quindi imparare ad utilizzarle. Quali sono? Allora, la prima è il collo. Il collo è una delle zone più sensibili del corpo. Quindi, devi fare delle carezze, dei baci, dei morsi leggeri sulla nuca, alla base del collo, provocano una piacevole sensazione di formicolio che si propaga in tutto il corpo e quindi questo genera un piacere molto intenso in una donna che tenderà a vivere un'eccitazione più forte. E poi ci sono le orecchie. Anche le orecchie, i lobi auricolari, sono particolarmente sensibili agli stimoli erotici, quindi anche soffiare vicino alle orecchie, leccare o mordicchiare delicatamente il lobo dell'orecchio o soffiare leggermente nell'orecchio può suscitare una sensazione di piacere intenso che devi imparare ad utilizzare. E poi, ovviamente, il terzo sono i capezzoli. I capezzoli sono ricchi di terminazioni nervose e la loro stimolazione può essere eccitante per molte donne. Tieni presente che questa, ad esempio, non vale su tutte. Ce ne sono alcune che possono provare anche fastidio, ma diciamo che sono una minoranza normalmente. La maggior parte invece tende a provare invece una sensazione di piacere anche molto intenso. Quindi, e poi la stimolazione può essere leggera, quindi carezze, baci, leccate, leggeri morsi, insomma, aumentano di molto l'eccitazione sessuale. In alcuni casi, bisogna, diciamo, utilizzare un, come possiamo dire, stuzzicare in modo più, consistente, in altri in modo meno consistente. E poi abbiamo il punto 4 che è l'interno cosce, l'interno delle cosce è una zona altamente sensibile, anche qua carezze e baci delicati possono creare un'anticipazione, ad esempio, piacevole del contatto con le zone erogene primarie e quindi aumentare notevolmente l'eccitazione sessuale. E poi
Il quinto punto, anche questo molto importante, è la schiena. La schiena è spesso trascurata. La schiena e le spalle, diciamo, la parte alta della schiena, ma può essere una zona altamente erogena. E qua possiamo utilizzare massaggi, carezze leggere, sia sulle spalle, dove si possono usare anche dei mordicchiamenti leggeri. Che anche nella parte bassa, insomma, anche un massaggio può creare un ambiente comunque intimo, sensuale, quindi questo è molto importante. E poi abbiamo l'addome. Anche l'addome è una zona molto sensibile, può rispondere positivamente alla stimolazione erotica, carezze leggere, baci. Sull'addome possono aumentare l'eccitazione sessuale e comunque creare una intensa esperienza, un'intensa connessione emotiva. E poi abbiamo i glutei, settimo punto. I glutei sono una zona erogena potente, la stimolazione attraverso carezze, massaggi o anche leggeri schiaffi, diciamo, può aumentare il piacere sessuale e aggiungere una dimensione, diciamo, di intensità all'esperienza intima, quindi anche questa è una zona da non trascurare. E poi anche questa è un'altra zona molto trascurata, sono le mani. Le mani possono essere molto sensibili e stimolanti, quindi carezze, massaggi, mordicchiamenti delle dita, possono essere altamente eccitanti per molte donne, produrre un piacere molto intenso. E poi abbiamo, diciamo, i piedi. Anche i piedi sono dotati di numerose terminazioni nervose e possono rispondere positivamente agli stimoli sessuali. Anche qua, massaggi, carezze, mordicchiamenti, baci possono creare un'esperienza erotica molto piacevole. Importante ricordarsi che comunque la sessualità è un'esperienza unica, dobbiamo imparare a calibrarci, diciamo, sulla persona e mentre esploriamo, diciamo, le zone erogene secondarie, dobbiamo cercare di capire per quella specifica persona quali sono quelle più efficaci e a seconda, diciamo, anche di capire qual è la modalità, se più delicata o un po' più potente. Quindi, ovviamente dobbiamo tenere presente che poi per le donne è anche molto importante la comunicazione, parlarle, si eccitano molto perché spesso sono molto uditive. Bene. Per questo video è tutto, metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, basta andare nella home page, tastino abbonati. Il tastino abbonati si trova vicino al tastino iscriviti.